Dopo aver provato Sony Xperia XA, in questa recensione analizziamo pregi e difetti della versione più grande, Sony Xperia XA Ultra. L'ampio display da 6 pollici, il processore Helio P10 e la fotocamera frontale da 16 megapixel con flash LED fanno di questo XA Ultra un tablet molto interessante. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa. Il design di questo Xperia XA Ultra riprende perfettamente quanto visto per il modello più piccolo. I materiali, plastica sulla scocca e metallo lungo i bordi laterali, sono di ottima qualità e conferiscono allo smartphone un buon touch and feel. L'ergonomia non è proprio il massimo, tuttavia i bordi sottilissimi fanno in modo che lo smartphone si riesca ad impugnare abbastanza bene. Non manca l'uso di una mano, supportato da alcune gestures. Per quel che riguarda la disposizione dei tasti, troviamo lateralmente il classico tasto circolare per l'accensione e lo spegnimento, i tasti in volume ed un comodissimo tastino doppia corsa per la fotocamera. Il bordo sinistro ospita gli scompartimenti per la SIM e la micro SD, mentre sul lato inferiore troviamo lo speaker, il primo microfono, la micro SD, mentre su quello superiore il jack e il secondo microfono. Sulla scocca troviamo la fotocamera da 21,5 megapixel con apertura f2.2, sensore Exmor RS, autofocus ibrido a rilevamento di fase e di contrasto ed un piccolo flash LED. Sul fronte invece abbiamo una fotocamera con sensore da 16 megapixel con apertura f2.0, messa a fuoco automatica, stabilizzazione ottica e lente grandangolare da 88 gradi, oltre ai sensori di prossimità e luminosità ed il LED RGB di notifica. Il processore che muove questo Xperia XA Ultra è il MediaTek Helio P10 Octa-Core a 64 bit da 2 GHz, supportato da una GPU Mali T860 e 3 GB di RAM. I benchmark hanno restituito all'incirca gli stessi risultati di Xperia XA, con un punteggio che si aggira intorno ai 49.400 punti. Nei miei giorni di test non ho riscontrato problemi degni di nota, tuttavia non sono mancate alcune incertezze e alcuni sporadici rallentamenti, che comunque nel complesso non intaccano particolarmente quello che è l'utilizzo quotidiano dello smartphone. Real Racing o Asphalt 8 si avviano in circa 20 secondi e sono giocabili senza troppi problemi, anche se il framerate non è particolarmente elevato. Se stressato particolarmente, lo smartphone tende a scaldarsi in prossimità della fotocamera senza mai raggiungere temperature molto elevate. Il display è la parte migliore e che mi è piaciuta di più. È un'unità da 6 pollici Full HD IPS con una densità di 367 ppi, caratterizzato da bordi molto sottili. La resa cromatica è davvero ottima, i colori sono molto naturali e non particolarmente saturi, e gli angoli di visuale sono abbastanza buoni. Sotto la luce diretta del sole la visibilità è buona, grazie al trattamento oleofobico molto efficiente. La batteria da 2700 mAh è nella media e ci permette di arrivare fino a sera con 4 ore e 30 minuti di schermo acceso. La ricarica non è particolarmente rapida e impiega circa 2 ore e 30 minuti. Come al solito non mancano le funzioni di risparmio energia, stamina ed ultra stamina, che aumentano l'autonomia a discapito delle prestazioni generali. Per quanto riguarda la connettività, Xperia XA Ultra è dotato di reti LTE in categoria 4 e Wi-Fi ABGN Dual Band. Nei miei giorni di test non ho riscontrato particolari problemi di ricezione, né in Wi-Fi né in 3G. La qualità audio è veramente ottima, sia tramite la capsula auricolare sia tramite lo speaker di sistema, che offre un audio pulito e corposo. A bordo di questo Xperia XA Ultra troviamo Android in versione 6.0 Marshmallow, con interfaccia utente personalizzata da Sony. Come ho già affermato nella recensione di Xperia XA, ho molto apprezzato questa interfaccia, che risulta ben fatta, semplice da utilizzare e personalizzabile, attraverso diversi temi, chiamati da Sony Motivi. Oltre ai temi possiamo cambiare le dimensioni delle icone e gli effetti di transizione, ed impostare il doppio tap per bloccare il display, ma non per risvegliarlo. Come al solito troviamo le solite applicazioni preinstallate da Sony, che possono essere disattivate ma non eliminate. Rispetto di XA, su questo XA Ultra troviamo le comodissime gestures con una mano, indispensabili quando ci si trova a dover utilizzare smartphone con una diagonale del display molto ampia. Fra le principali gestures troviamo la riduzione della UI, il doppio tap sul
tasto home per le notifiche e il tastierino numerico orientabile. La fotocamera principale di questo XA Ultra è da ben 21 megapixel in formato 4 terzi, ma si scende in 16 noni a 16 megapixel. L'interfaccia fotografica è pesantemente personalizzata da Sony e consente di selezionare le varie modalità di scatto tramite swipe. Fra le varie modalità abbiamo la classica manuale, che ci permette di settare le ISO, il bilanciamento del bianco e impostare l'HDR, e la modalità automatica, che adatta i vari settaggi in base alla scena che stiamo inquadrando. Le foto scattate con la fotocamera principale in condizioni di ottima illuminazione sono più che buone e mantengono un'ottima quantità di dettagli. I colori sono molto fedeli e il bilanciamento del bianco è buono. Quando l'illuminazione va a diminuire, la qualità cala notevolmente. Anche gli scatti con la fotocamera frontale da 15 megapixel sono molto buoni. Anch'essi sono ben definiti, mantengono una buona quantità di dettagli e un buon bilanciamento del bianco. Grazie al flash frontale riusciremo a scattare selfie di qualità anche in presenza di poca luce. I video possono essere girati alla qualità massima del Full HD da ambedue le fotocamere e sono di discreta qualità, anche se non a livello degli scatti. Inoltre godono di una messa a fuoco abbastanza rapida e sono stabilizzati solo per la fotocamera posteriore. Le conclusioni sono all'incirca le medesime di Xperia XA. Ci troviamo di fronte ad un device che nel complesso non delude. Ho potuto apprezzare l'ampio display da ben 6 pollici, la qualità dell'audio e il software, mentre non mi hanno convinto abbastanza la batteria, che poteva essere sicuramente più capiente, e le prestazioni. A mio parere inoltre, in un device di questa fascia di prezzo non può mancare un sensore biometrico, ormai a mio avviso indispensabile. Questo Xperia XA Ultra potrei consigliarlo a tutti coloro che cercano un display ampio e nel complesso uno smartphone equilibrato. Arriviamo al prezzo, decisamente alto, circa 429€ di listino, ma ormai reperibile online al prezzo sempre a mio parere alto di circa 300€. Onestamente per questa cifra opterei per altri smartphone nel complesso più performanti. Come sempre vi ricordo di supportarci lasciando un like e un commento. E per maggiori informazioni, screenshot e benchmark potete passare nel link trovato in descrizione dando un'occhiata alla nostra recensione testuale che è da pochi minuti online su smartphonelab.it.